Ciao amici da Frank Bianconero, fatemi parlare, fatemi dire qualcosa sul report, no? Perché ancora oggi continuano a insistere con lo smoking bianco, ma noi questo lo sapevamo già, perché chi segue da anni come Salvatore Cozzolino, Massimo Zampini, Angelini, va bene, sono juventini, ma sono del mestiere, e le intercettazioni sentite già si erano sentite, tranne una, e soprattutto non hanno fatto sentire quella di Mazzini con Pradede, dove gli diceva che è tutelato Pradede alla Roma. Beh, Bergamo è stato chiaro, va a cena a casa di Moratti, c'è Meani che fa arrivare a Galliani e Collina, il grande Collina, ricordiamoci Perugia, il grande Collina a cena nel suo locale nella giornata di chiusura. Sono tutti tutelati. Baldini che vive per fare il ribaltone. Beh ragazzi miei, io sono incazzato da 17 anni perché non vedevo le cose chiare, ovviamente. Poi si sono verificati tale, chi è andato in prescrizione, hanno dovuto fermare le indagini per fuga di notizie per via di qualcuno infedele, hanno tolto delle intercettazioni, hanno fatto intercettazioni abusive, non hanno fatto la rogatoria per le schede svizzere, le hanno prese a Como facendo un verbale falso, l'hanno detto ovviamente uno delle forza pubblica ieri, perciò l'hanno fatto come se fossero state prese a Como mentre sono andate a prendere in Svizzera. Chi ha fatto intercettazioni, ripeto, abusive su persone che poi hanno pagato i danni. E perciò mi state dicendo tutti che Moggi sarebbe più potente di Silvio Berlusconi, che era presidente del Consiglio, di Tronchetti Provera, di Moratti, di Montezemolo pure, perché noi sapevamo anche, abbiamo capito e saputo nel tempo che c'era anche una guerra interna nella Juve, che Montezemolo ci ha messo lo zampino, perché anche lì la politica ha rotto le scatole dentro il calcio. Perciò io quello che voglio dire è che io sarei incazzato da cittadino, perché le tasse di quelle intercettazioni, di quelle indagini, di quelle cose le pago anch'io. Perciò io sono incazzato da sportivo e da cittadino. Non dirò mai che la Juve o Moggi sono santi o da smoking bianco, perché chi non ha peccato scagli la prima pietra. Ma ancora oggi addirittura vogliono che Moggi non deve parlare. C'è una persona che è stata radiata, una persona che è stata radiata per tanti soloni, intelligentoni, addirittura che hanno come idolo uno che va con lo smoking bianco, e abbiamo capito cos'era quello smoking bianco, era macchiato tutto di marrone, perché poi è venuta fuori, perché hanno dovuto prescrivergli la Serie B, perché visto che sono i puri bastava non accettare la prescrizione e fare il processo. Invece no, è stata punita esclusivamente in maniera netta la Juve, dove la Juve per guerre interne ha accettato, secondo indiscrezioni, con Montezemolo, che ha fatto da tramite con Blatter, ma Montezemolo non poteva vedere Giraudo e Moggi da sempre, perché loro ci hanno fatto salire sul tetto del mondo, perché compravano i giocatori, gli altri non erano capaci, il Milan un po' di più, ma gli altri non erano proprio capaci. Perciò anche oggi noi assistiamo a commenti assurdi, e non è uscito tutto, perché il report ha fatto una botta al, come si chiama, al cerchio, una botta alla botte. Perciò cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla, stiamo parlando che c'è stata una marea di M, dove fortunatamente un signore di 85 anni ha lottato per 17 anni, ha la possibilità di farlo, 175.000 intercettazioni ha sbobinato, ora vedremo cosa fa. C'è Lino che se la ride avendo bruciato i dossier, quello che dice lui, se la ride perché la finanza è arrivata dopo e non ha trovato niente, se la ride, perciò prende in giro persone comuni che pagano le tasse, chi fa quel lavoro. Perciò credo che sia qualcuno dovrà, ma non interverrà nessuno, perché la Juve già è stata punita, perciò perché dovrei punire gli altri? Perciò questi grandi scienziati, che capiscono tutto ovviamente, soprattutto gli interisti, che godono per il 14° scudetto, noi mi sa che l'abbiamo vinto nell'85, non lo so, 84, il 14° scudetto, comunque. Detto questo, lo scudetto più sentito per loro è il 14°, dove l'ha segnato Guido Rossi senza nessuna, come si dice, non c'è una norma che doveva segnare per forza lo scudetto, faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Inter, l'anno dopo amministratore delegato Telecom,
dove hanno fatto intercettazioni abusive, dove la gente si è tolta la vita per questa faccenda, dove non c'è stato un giusto processo, dove abbiamo scoperto ancora, anche nel 2006, i PM tifosi. Ragazzi, questa è una cosa grave, ma non di Juve, questa è una cosa grave di credibilità. Ma noi, ripeto, i vecchi tifosi, vecchi come età intendo, perché giovani consiglio di andarsi a spulciare tutte le intercettazioni che sta su YouTube come Juventino Vero, perciò stanno tutte le intercettazioni di tutti. Chi voleva quell'arbitro, facciamo 5-4-4, tu sei tutelato, tu sei amore mio, quello vive per il ribaltone. Baldini vive per il ribaltone. Baldini, l'uomo di fiducia dei carabinieri. Ragazzi, questa è una storia gravissima. E ripeto, toglietevi ogni tanto i vestiti da tifoso, perché la Juve ha già pagato. Non tornerà nulla indietro, ma la Juve ha già pagato. Ma quello che è venuto fuori, ieri l'avete sentito anche in pubblica rete. Non tutto, perché poi sono mantenuti, la Roma non l'hanno proprio messa, non hanno fatto sentire le cose della Fiorentina, stavano tutti in quel calderone, e allora c'è qualcosa che non va. Però se siete contenti così, sfoggiare lo smoking bianco, io mi vergognerei, perché io non festeggerei mai una cosa non vinta in campo. E mi dispiace per i tanti ebeti, mi dispiace per Moratti che si è sentito bruciare il Chapet il 5 maggio, dove addirittura era diventato tutto stadio loro all'Olimpico, Gresco e compagnia bella. Perciò da quel 5 maggio non ci ha capito più nulla, ha cominciato a chiamare Nucini per il regalino in sede, tutte queste cose qua. Ma non lo diciamo, Meani col Milan non è stato da meno, perciò Moggi era più potente di Galliani, presidente di Lega. E allora, ragazzi, crediamo anche agli asini che volano e così via. Perciò io quello che dico sempre è che la Juve non è vergine da questo punto di vista, non si può mettere lo smoking bianco, ma credo che lo smoking bianco se lo potrebbero o se lo possono mettere pochissime persone, e in quegli anni nemmeno una, almeno abbiamo sentito i protagonisti. Perciò, detto questo, non mi interessa quello che succederà, l'importante è che c'è sempre qualcuno che ragiona con la propria testa e non seguendo account di persone che aizzano ancora di più. Bastava dire tanto sono entrati tutti, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato, perché così è stata la giustizia sportiva anche quella volta. Ma questa volta non sarà così, questa volta non sarà così, questa volta non sarà così, perché Elka non ha pressione e consigli da nessuno, farà la guerra con la giustizia sportiva, con altri. Però quello che abbiamo vissuto nel 2006 è stata un'emerita farsa, e si chiama Farsopoli, si chiama Farsopoli, perché i processi l'hanno fatto in 2 mesi, hanno indagato tutti, invece hanno indagato soltanto 2-3 persone. Perciò questa per me rimane una macchia nera per il calcio, non per la Juve. Ripeto, noi siamo andati in Serie B, siamo rinati, qualche pezzetto ha dovuto vendere la propria società perché non ce la faceva stare a galla, e nonostante gli aiuti degli arbitri non vinceva perché erano incapaci di costruire le squadre. Questa è la differenza, perché nel campo la Juve è stata sempre più forte, e i nostri sono 38 scudetti, nemmeno uno in meno, vinti sul campo. Mai avrei festeggiato e avrei sfoggiato il mio scudetto più bello, il 14esimo. Ciao a tutti da Frank Bianconero. Viene a galla sempre tutto, perché i listro vengono sempre a galla. Ciao a tutti.